È permesso? Buongiorno, piccola mia. Come stai? Guarda chi c'è. Il re della capanna. Possiamo entrare? Ma si sta benissimo. E questi? Ma sono bellissimi, Sofì. Ma questa sono io. Questo è papà. Invece questo? Ma questo è Richard. È proprio Richard. Ma che fa? Porta gli occhiali da sole con la neve. E che se li mette a fare? Ma lo sai che tu mi fai proprio divertire? Ma sei un artista? Ah sì, è un artista. Fammi Sì. vedere. Guarda, guarda. Stavolta stai attenta a quello che dici, non vorrei passare un'altra notte in bianco. Che c'è? Porca Cosa? troia. Ma cosa? Ma sei cieca? Sì. Ma che ti passa per la testa? Ma anziché dire a nostra figlia di essere un po' più attiva, di essere un po' più intelligente, no, tesoro mio, tu sei un artista, un capolavoro. Ma tu stai scherzando, spero? Ma si può sapere che cosa ti abbiamo fatto di male noi due? Guarda, che tu fossi stupida, io non avevo più alcun dubbio. Almeno adesso sono da che ha ripreso, Sofia. Magari quando sarà grande si metterà a dire una marea di stronzate esattamente come sua madre. Che c'è? Non rispondi più adesso? Ti sei impaurita? Avanti! Oh, ti conosco da una vita e di certo non mi fai paura. E poi abbassa la voce che se apro la finestra ti sente tutto Ma che avvicinato! mi frega a me del vicinato? Ma adesso lo dico a tutti, mia figlia è sordomuta e mia moglie non fa un cazzo dalla mattina alla sera! Oh, tu la devi smettere di dire stronzate su mia figlia! Hai capito? Mamma mia, a volte ti vuole mettere le mani in faccia! Cavolo! Sempre così! E poi tu invece? Tu che pensi solamente al tuo lavoro, certo, vero? Vero? Almeno io sto cercando di costruire il mio Ecco, futuro! dato che studi quello, almeno cerca di capire che diavolo di problemi ha nostra figlia! Che poi è nostra figlia, non solo tua, nostra! Non te lo dimenticare! No, 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 sei tu che te lo dimentichi fin troppo spesso! Non si può più andare avanti così. Mi sono davvero No, stancata. sono io che mi sono No, no, stancato. no, sono io! Ti rendi conto che la stai rovinando questa bambina? No, ferma, Sofì, ci penso io. Oggi me lo sono dimenticata il succo. Chissà perché. Intendi chissà perché. Oggi almeno è uscita. Tu che intenzioni hai? Devi uscire pure stasera? Tanto poi io dopo lavoro mi devo occupare della bambina come ogni sacrosanta sera. Perché tu devi uscire, tu sei giovane, devi spassartela, Ma mi devi. puoi lasciare in pace? Poi ti meravigli perché lei non voglia stare con te, vero? Tranquillo, raccolgo io. Ero un po' agitata. Ma ti sei tagliata? No, no, tranquillo, faccio da sola. Ho un fazzoletto. No, tranquilla, tesoro mio. Rientra dentro. È solo un piccolo graffietto. Ma no, tesoro, stai tranquilla. Va tutto bene, davvero. Non è niente. Ti sei tagliata con il vetro. Ti devi disinfettare. Dai, te lo vado a prendere io. Compagnia mentre aspettiamo papà.
Ma grazie, signora Zebra. Sono sicura che con questo fazzoletto la mia ferita guarirà. Sì, in effetti mi fa un po' male. Adesso lo disinfettiamo e poi me lo metti tu, va bene? Allora me lo fai un po' di spazio?